Buonasera, benvenuti a tutti. Bene, di nuovo saluti. Benvenuti a questo webinar 2023 sull'argomento della Pentecoste. Io vi auguro buona serata e buon lavoro a tutti quanti. Grazie, grazie a te e buon lavoro. Cominciamo? Prego, vai. Bene, allora di nuovo, buon tutto a tutti. Una piccolissima premessa. Mi sono deciso a fare questo lavoro non più tardi di 3 giorni fa, perché la Pentecoste è un evento che tende a passare oltre la nostra coscienza. Noi non ci rendiamo ben conto di cosa rappresenti, e in un'epoca come questa, dove tutto deve essere, diciamo, un po' visto superficiale, la Pentecoste, che invece richiede un grande approfondimento, ma grande, diciamo, non è così considerata. Bene, quindi vedremo di fare questo lavoro. Io cercherò di spiegare quello che ho capito, quello che ho compreso, quello che ho sperimentato. Non sarà facile, perché alcune cose sono proprio lontane da noi, nel senso che viviamo, anche chi ha una fede cristiana, in realtà la vive un po' superficialmente. Ecco, quindi stasera si approfondisce. Coraggio, c'è il video si può rivedere, c'è il testo. Questo ce l'ho io qui davanti, quindi lo metteremo in rete e se uno poi ritiene che si meriti può riprendere e approfondire. Benissimo, allora cominciamo col dire cosa vuol dire Pentecoste, giusto un attimo. La Pentecoste è una festa ebraica molto antica, molto, che ricorda quando Mosè sul Sinai ha ricevuto le tavole della legge. Quindi andiamo circa 3.000 anni fa. Sono 3.000 anni che c'è questa festa. Una, diciamo, delle feste principali del calendario ebraico, ed è posta 50 giorni dopo Pasqua. Allora, 50 giorni vuol dire 7 per 7, 49 più 1. Questo ha già un profondo significato, perché il 7 è il numero dell'evoluzione nei misteri dell'interiorità, misteri del tempo. Quindi 7 vuol dire misteri dell'interiorità per 7. Vuol dire che tutti i misteri dell'interiorità si sono conclusi. Quindi più uno, il 50° giorno che inizia la nuova vita. Questo è il perché del 50. Poi, se noi abbiamo la Pasqua la domenica, aggiungiamo 7 settimane, arriviamo alla domenica di 49 giorni dopo e comprendiamo che la Pentecoste è oggi, che è lunedì. Quindi non ieri, che era domenica. Quindi oggi è il giorno della vera Pentecoste, per cui l'incontro lo facciamo questa sera. Bene, cosa è successo questa Pentecoste? Cosa c'è di così particolare? Abbiamo tre momenti particolari: l'evento del Golgotha, 40 giorni dopo l'ascensione e 50 giorni dopo la Pentecoste. Noi ci fissiamo adesso su questi tre. Poi ce ne sarà un altro che arriverà dopo, che è San Giovanni, però adesso lo lasciamo sullo sfondo e torniamo invece a noi. Allora, con l'evento della Pentecoste succede molto semplicemente, diciamo molto sinteticamente, non semplicemente, semplicemente, che nel cuore dell'uomo prende casa il Cristo interno. Quindi il maestro, la guida, colui che ci porta avanti nel cammino, il Cristo, parla nel nostro cuore. Come? Come lo vedremo adesso pian pianino, perché in realtà le cose sono un po' più complicate, più ricche, no? Complicate, anche più ricche. E gli apostoli, e vi ricordo che la parola apostolo significa testimone, quindi cominceranno, come scritto negli Atti degli Apostoli, a testimoniare questo evento qua, cioè ciò che viveva, ciò che vive nel cuore trasformato. Quindi cerchiamo di comprendere in realtà questo mistero del cuore. In realtà sullo sfondo c'è il mistero del cuore. Allora, per prima cosa vi leggo i quattro versetti dove si parla negli Atti degli Apostoli della Pentecoste. Vi leggerò due versioni, la versione ufficiale e un'altra versione che ho tratto da questo testo. Bene, un testo che ho partecipato anch'io con la parte dei Vangeli, mentre quella parte Atti degli Apostoli e Apocalisse, io l'ho fatto con un altro gruppo, quindi
Questo testo è stato poi pubblicato a nome di Fabio Materati, ci lo troverete lì, anche se è frutto di un gruppo di lavoro. Bene, allora, Atti, capitolo 2, versetto 1, quindi la versione della CEI. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Altra versione. E nel giungere a pienezza del giorno della Pentecoste, erano tutti insieme nello stesso. Non c'è scritto posto. Versetto 2:2. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Altra versione. E divenne all'improvviso dal cielo un suono, come un soffio portatore di vigore, e portò a pienezza tutta la casa dove erano a lavorare. Questo lavorare, nel greco ci sono varie versioni del lavorare, è un lavoro interiore, quindi nel lavoro interiore che stavano facendo. Versetto 2:3, apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Seconda versione, e si mostrarono loro, dividendosi, lingue come fuoco, e si posarono su ciascuno di loro. Versetto 2:4, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Seconda versione, e tutti furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a pronunciare in altre lingue, come lo Spirito donava loro di esprimersi. Allora, adesso faremo il nostro lavoro, alla fine riprenderemo la seconda versione e cercheremo di aprirla e vedremo se quanto esporremo nel nostro incontro, come dire, ci servirà, illuminerà ad aprire questa seconda versione. La prima, permettetemi, non ci permette di cogliere la profondità dell'evento, è più un aspetto quasi esteriore, quasi una cronaca giornalistica. Nel secondo si comincia a intuire che ci sono delle cose che vanno approfondite. Bene, primo punto. Noi sappiamo che l'azione del Cristo nel piano fisico, sia attraverso il corpo di Gesù, è iniziata al battesimo del Giordano ed è finita al Golgota. Quindi 3 anni e un terzo, 3 anni e 4 mesi, un terzo di mese, un terzo di settimana, un terzo di giorno, un terzo di ora. Quindi tutto 3,3333 periodi. Poco si sa che dal momento del Golgota in poi ci sono stati 3 anni, 4 mesi, un terzo di mese, un terzo di settimana, eccetera, eccetera, quello che si è, diciamo così, rovesciato quello che è stata l'azione pubblica. L'evento pubblico prima del Golgota si è manifestato con una formazione da parte del risorto agli apostoli e ai discepoli. Questo ha avuto un massimo nei primi 40 giorni dopo il Golgota, che è il famoso insegnamento dei 40 giorni, in cui per 40 giorni il risorto ha spiegato il piano evolutivo, il compito che avevano gli apostoli, e il contenuto di questi 40 giorni è la spiegazione, usiamo questo termine, di ciò che si intende per via, verità e vita. Quindi 40 giorni su via, verità, vita sono quasi 13 giorni per uno, potete immaginare cosa c'è dietro queste tre semplici parole. Va bene. Alla fine dei 40 giorni abbiamo l'ascensione. Allora, la Pasqua, lo dico molto sintetico perché la Pentecoste ci interessa, la Pasqua è la salvazione del corpo fisico per l'umanità. Il corpo fisico muore sulla croce e risorge. Salvazione del corpo fisico. Il corpo fisico entrerà in vita eterna. Punto. Non possiamo adesso sviluppare di più. L'ascensione invece è la salvazione del corpo eterico. Allora gli apostoli, e già qui non vedono bene, vedono il risorto salire verso il cielo e lo vedono perdersi. In realtà lui ha dimostrato quella che è la forza di attrazione del sole, ma lui invece si è fermato, diciamo così, a metà strada per mettere uno stop, un freno a questa forza di attrazione, che sempre rimane, pensate il girasole. Però non ha più questo potere massimo nel corpo eterico dell'uomo di portarlo fuori. Per fuori si intende, diciamo,
perdere la giusta via. Bene, con la Pentecoste abbiamo invece l'effusione dello Spirito sugli Apostoli, e questa sarà la salvazione dell'anima, quindi salvazione del corpo fisico, del corpo eterico e dell'anima. A San Giovanni avremo la salvazione dell'io, quindi lo lasciamo là, ci manca ancora un po' di tempo. Bene. Allora, con la Pentecoste il Cristo permette la discesa negli Apostoli quella volta, ma dentro di noi, nella nostra intimità più profonda, adesso che cosa? Della discesa delle forze più alte che ci sono nel cosmo, che sono le forze dell'amore cosmico. Quindi, con la Pentecoste, le forze dell'amore scendono nelle anime umane. Bene. Con questa esperienza, le anime umane possono iniziare a percepire il Cristo interno. Il Cristo prenderà casa nel cuore, nelle anime umane purificate e preparate con la Pentecoste. Ci arriveremo pian pianino, e non sarà però facile, ve l'ho detto, perché non abbiamo pensieri a riguardo. Abbiamo qualche slogan in testa, ma difficilmente ci lavoriamo sopra. Bene, questo avverrà grazie all'azione dello Spirito Paraclito, che scende sull'umanità che ne è pronta. Io non dico Spirito Santo, dico Spirito Paraclito. E poi lo spiego cosa vuol dire questo. Bene, questa discesa permetterà la fusione, diciamo l'incontro, tra quello che è il cielo, perché il cielo vuol dire il mondo dello spirito nelle scritture, e il cuore umano. Quindi questo permetterà agli apostoli e oggi a chi fa questa esperienza di avere una forma di chiara veggenza cosciente, infatti vedono questo, questo spirito si manifesta ai loro occhi, quindi vedono, una chiaroveggenza completamente cosciente. Su questo c'è molto da sottolineare, perché ci sono forme di chiaroveggenza che sono invece totalmente incoscienti, perché vengono da altre parrocchie, uso il termine parrocchie. Bene, quindi la Pentecoste è l'archetipo di un nuovo livello di iniziazione. Per chi conosce l'iniziazione rosicruciana, che è quella forse delle terminologie più adatte ai tempi di oggi, corrisponde al sesto grado, 6 gradi su 7 dell'iniziazione. Quindi siamo quasi al completamento dell'iniziazione rosicruciana, che è l'unione con il macrocosmo. L'unione con il macrocosmo e la Pentecoste è descritta come la discesa di questo spirito che appare a loro, lingue di fuoco, eccetera, eccetera. Quindi questa unione con il macrocosmo, senza perdersi nel macrocosmo, ma mantenendo e ampliando la coscienza di essere, la coscienza dell'io sono. Questo è il punto fondamentale. Poi ci sarà il settimo e ultimo grado di iniziazione rosicruciano, che sarà l'unione con il Padre nell'immanifesto. E questo sarà San Giovanni. La salvazione dell'io, l'io torna figlio del Padre, nell'immanifesto, nella vita eterna. Si apre la porta alla vita eterna, perché il Cristo ce l'ha sempre detto e promesso, da vita terrena a vita eterna. Benissimo. Oh, bene, guardiamo dove siamo arrivati. Quindi con la Pentecoste e con la discesa dello Spirito Paraclito, l'impulso del Cristo si dona individualmente ad ogni anima che è pronta, e in modo da operare questa salvazione dell'anima. E qui incominciamo a ragionare. Che cosa vuol dire la salvazione dell'anima? Allora, abbiamo detto, lo Spirito Paraclito discende sugli Apostoli, ma in molti quadri, in molte raffigurazioni, sappiamo che in realtà lo Spirito discese sulla Madre. È scritto anche negli Atti degli Apostoli, capitolo precedente. C'è scritto che erano a Gerusalemme, nel Cenacolo, con la Madre. Ecco, qui questo passo non è ripreso, però lo sappiamo. Quindi molti artisti hanno ripreso nelle immagini sacre la Madre, la discesa dello Spirito, e dalla Madre si effonde sugli Apostoli. Questa è l'immagine più corretta che dovremmo portare in noi. Quindi se non ci fosse stata la Madre, questo evento non ci sarebbe stato. La Madre come la custode, ausiliatrice, trasformatrice
redentrice dell'anima umana. Questo è raffigurato come Maria. Nella nostra cultura è Maria, quando dice sia fatta la tua volontà, all'Arcangelo Gabriele. Bene, quindi si mette al servizio umilmente della volontà del Padre. Bisogna dire qualcosa su questo Paraclito. Paraclito vuol dire aiutatore, lo vedremo ancora dopo. Però l'aspetto del Paraclito c'ha tanti aspetti, questo ci sfugge. Nel Vangelo è scritto chiaramente che il Cristo dice vi manderò un altro Paraclito, un altro. Vuol dire almeno sono due, se dice un altro vuol dire almeno due. Noi scopriremo che sono otto, ma ci arriveremo piano piano, perché sennò diventa un trauma avere otto aiutatori, non saperlo, come io dico spesso, avere un conto in banca, non avere i codici di accesso e la banca non ti dà niente. Quindi noi abbiamo otto aiutatori, non sappiamo nulla, tocca arrangiarsi. Bene, allora questo Paraclito che adesso mi interessa focalizzare non è altro che il cosiddetto ladrone buono del Golgota. Voi sapete che al Golgota Gesù è stato posto in croce tra due ladroni. Uno raffigurava Lucifero e l'altro raffigurava Arimane, le due forze prime ostacolatrici. Se vi ricordate, il cosiddetto ladrone buono si pente, mentre l'altro continua a inveire, bestemmiare, eccetera, e Cristo gli dice, da stasera sarai col Padre mio in paradiso. Quindi, cosiddetto ladrone buono, Lucifero, a detta del Cristo, non so se voi gli credete o no, dice che da questa sera, dal Venerdì Santo, il ladrone buono torna a diventare un aiutatore dell'evoluzione. Lui è stato un profondo aiutatore dell'evoluzione. Poi sappiamo più o meno che si è ribellato, ha voluto portare la luce sua e non più la luce originaria agli uomini, in questo senso ha corrotto ciò che viveva in questa luce originaria, che chiamiamo immagini spirituali di quello che doveva essere il creato, le creature, da cui è nata la Maya, l'apparenza che ci circonda. Quindi noi non siamo nel mondo, noi viviamo l'apparenza, noi siamo in una matrix. Va bene, quindi questo spirito ostacolatore, per essersi pentito, quando ha riconosciuto il disegno divino che il Cristo portava di vincere la morte con questo atto estremo di amore, ha compreso, si è pentito della sua ribellione ed è tornato aiutatore. Cosa fa questo spirito aiutatore? Prima cosa, la domenica mattina. Quindi siamo il venerdì sera, domenica mattina, le pie donne vanno al sepolcro e chiedono chi ci sposterà la pietra per poter entrare, e arrivano e trovano la pietra rotolata via e un angelo, diciamo, posto sopra. In alcuni Vangeli sono due, qui sono cose, diciamo, di altro tipo di approfondimento. Però questo angelo che sposta la pietra è un aiutatore, l'ha spostata, lo possiamo chiamare Paraclito. Quindi una prima azione dello spirito Paraclito è quello di aprire la pietra, svelare il mistero della risurrezione. Quindi stiamo attenti. Quindi il mistero della vittoria sulla morte, la salvazione del corpo fisico. Adesso, alla Pentecoste, il Paraclito svelerà il mistero della salvazione dell'anima. E ci arriviamo per il pianino. Quindi, dal mio punto di vista, anche se sono abbastanza solo in questo, però mi prendo le mie responsabilità, non chiamerò lo Spirito che scende Spirito Santo, ma lo chiamerò Spirito Paraclito. Dal momento che scende, negli Apostoli, questo Spirito si suddivide in tante fiammelle. La parola suddivisione in latino è sancito e in forma abbreviata è santo. Quindi lo spirito Paraclito scende sulla madre e si sancisce sugli apostoli. Per cui alla fine abbiamo Spirito Santo, alla fine però. Altrimenti si fa confusione. A me confusione, se posso, cerco di evitarla. È un po' più difficile, sì, è un po' più difficile, va bene.
se si sono preoccupati così tanto per noi, possiamo anche essere contenti che sia un po' di più difficile. Benissimo. Allora, lo Spirito Santo, e lo Spirito, adesso ci sono anche il Paracleto, ci sono altri aspetti del Paracleto, perché la domenica sera di Pasqua il risorto appare nel cenacolo, gli apostoli erano chiusi dentro, porte sprangate, pieni di paura, appare il risorto, credono che sia un fantasma e poi vabbè, dopo un po' ci arrivano e dice il risorto. Dunque, questo racconto di Giovanni. Essendo sera del giorno, quello, l'uno dei sabati, l'uno con la U maiuscola, non uno indeterminato, i nuovi sabati incominciano, c'è la risurrezione. Ed essendo chiuse le porte, dove erano i discepoli per la paura dei giudei, venne Gesù e stette ritto nel mezzo e dice loro, non disse, dice, perché continua a dirlo, pace a voi. E avendo detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, le stimmate. Tripudiarono dunque i discepoli, cogliendo il Signore. Disse quindi loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre mi ha inviato, anch'io manderò voi. Quindi gli dona la sua pace, stiamo attenti perché la sua pace è sua. È una pace di quando lui nasce nel nostro cuore. Questa è la sua pace. Qui non è la pace delle Nazioni Unite, è un altro tipo di pace. Questo è Giovanni 20, versetto 19 e 21. Dopo 50 giorni da questo episodio ci sarà un altro aspetto dello Spirito a scendere su di loro, appunto il Paraclito. Quindi questo risorto che appare, si manifesta e dona la sua pace è un altro Paraclito, ci aiuta, un altro aiutatore. Dice questo, dice, vuol dire che continua a dirlo, nel verbo, in greco c'è un verbo, diciamo, continuativo particolare, per cui non è disse, punto. Dice, l'ha detto e lo continua a dire e lo dirà. Bene. Bene, quindi abbiamo la conversione del ladrone buono, cosiddetto Lucifero Redento, e quindi Lucifero che comprende il processo di salvazione dell'uomo operato da Gesù in croce. E quindi si mette al servizio del Logos e del Cristo e diventa questo spirito paraclito. Sposterà la pietra alle pie donne e poi scenderà sugli apostoli alla Pentecoste. Ma respiro, anzi, beviamo un po'. Cosa vuol dire esattamente paraclito? Paraclito è una parola greca. Il Vangelo è scritto in greco, ricordiamocelo sempre, per cui la tradizione latina è una traduzione, tradimento, perché il Vangelo, il greco, la lingua greca è molto più ricca del latino, per non dire dell'italiano. Per dire vedere, in greco ci sono 9 verbi diversi, vedere con gli occhi fisici, con gli occhi eterici, con gli occhi dell'anima, con gli occhi dello spirito, vedere da lontano, vedere in chiaroveggenza, e non me le ricordo tutti e 9. Da noi è tradotto vedere. Capite che c'è un po' di differenza. E così anche altre cose, udire, lavorare, anche ho detto, prima era lavorare interiormente, quindi meditativo. Bene, quindi il primo paraclito, il primo, non è quello del Golgotha, ma il primo è la madre, Maria Ausiliatrice. Se lei non diceva sia fatta la tua volontà, non poteva partire il primo paraclito, la prima aiutatrice. Ma ausiliatrice, l'ausilio, l'aiuto per tutti noi perché sostiene l'anima dell'uomo nella sua purificazione, crescita e trasformazione. Maria ausiliatrice, prima paraclito. Poi c'è un secondo paraclito che è Gesù. E dove? Perché lo dico? È scritto nel Vangelo che lui dice: venite a me e voi tutti che siete affaticati e oppressi. E io vi ristorerò. Questo è un paraclito, un altro aspetto del paraclito. Questo è Matteo 11:28. Bene, abbiamo già due paracliti. Il terzo paraclito è lo spirito di verità, quello che la sera di Pasqua, la domenica di Pasqua, il risorto alitò sui discepoli. Quindi vai dai discepoli, gli dice: vi do la mia pace, e poi alita su di loro. C'è scritto fremette in se stesso, quindi attivato il corpo di risurrezione, e dice, ecco il passo testuale,
E avendo detto questo, soffiò dentro loro. Soffiò dentro loro, non su di loro, dentro loro. Ci ricorda un po' l'alito creatore del Padre. E dice loro, dice, continua a dirlo, prendete, non prendere nel piano spirituale, Spirito Santo, prendete Spirito Santo. Gli errori di alcuni che metterete alla luce saranno per loro messi alla luce. E quelli di alcuni che dominerete saranno da loro dominati. Giovanni 20, versetto 22, 23. Questo spirito paraclito, il terzo, non è altro che il corpo glorioso o corpo di resurrezione, detto anche corpo incorruttibile, detto anche fantoma, ossia è il corpo con cui noi risorgeremo, il nostro vero corpo fisico non materiale. Qui bisogna studiare, ragazzi miei. Ora completamente individualizzato dal Cristo nel Gesù. Il Gesù come uomo aveva un corpo di resurrezione. Cristo l'ha completato nell'opera di trasformazione, quindi adesso è un modello per tutti i nostri corpi di resurrezione che sono un po' acciaccati. Va bene. E se noi ci mettiamo nella giusta risonanza, il nostro corpo di resurrezione verrà risanato e quindi anche per noi ci sarà prima o poi la vita eterna. Ci torna a casa. Bene. Questo terzo paraclito, chiamato Spirito di Verità, in realtà è un po' più ricco, perché al suo interno si può dividere in tre paracliti, cioè tre, cioè uno diventa tre. Il primo è lo Spirito, il Santo. E chi è? Giovanni 14, 26. C'è scritto, non sto a farvi tutto il Vangelo, che corrisponde alla via, la via. Poi c'è lo Spirito di Verità, ve l'ho appena detto, Giovanni 14, 17. Corrisponde alla verità. E poi c'è il Santo di Dio, anzi del Dio, scusate. Giovanni 6, versetto 69, che corrisponde alla vita. Quindi il terzo paraclito, lo Spirito di Verità, si articola in via, verità, vita. Sono una triade che è l'insegnamento dei 40 giorni. Forse dovremmo sapere qualcosa di questo via, verità. Bene. Un aspetto di questo spirito di verità si può caratterizzare come angelo paraclito, che ci viene donato come aiutatore nel nostro cammino evolutivo. Ma l'angelo custode? No, non è l'angelo custode. L'angelo custode l'abbiamo solo per il fatto che siamo nati ed è sempre lui che ci accompagna di incarnazione in incarnazione. L'angelo paraclito è un altro angelo o entità spirituale che si attiva, ci viene donato, quando noi attiviamo che cosa? Il nostro pericardio. Il pericardio è la membrana che avvolge il cuore, di cui dovremo parlare non poco. E quando noi attiveremo il nostro pericardio, sia la membrana che avvolge il cuore, e attiveremo quello che si chiama cuore spirituale, che è un altro livello del cuore di cui non si parla nulla, tranne lo Steiner ne parla, è il vero cuore spirituale che è legato alle ansie superiori, le basi superiori del cuore. Bene, quando noi attiviamo questo, ci verrà donato un altro angelo paraclito. E non sappiamo nulla. Il quarto paraclito, siamo appena arrivati a tre, il quarto paraclito è Lucifero Redento. Quello del Golgota, vedete che siamo appena al quarto, quello che scenderà alla Pentecoste su Maria, cioè il primo paraclito. Quindi lo spirito paraclito, il quarto, quello della Pentecoste, scende su Maria, scende sul primo paraclito e poi va sugli apostoli che avevano compreso, avevano iniziato a comprendere gli eventi del Golgota. Dopo 50 giorni iniziarono a comprendere, quindi ciò che aveva fatto Gesù. Il secondo paraclito. Bene. E il risorto aveva soffiato su di loro la domenica di Pasqua il terzo paraclito. Quindi questi apostoli nel cenacolo con la madre ricevono il quarto paraclito attraverso il primo, la madre, il secondo, la comprensione del Gesù, e il terzo, quel soffio della domenica sera. Vedete
non voglio offendere nessuno, parlo per me, quanto ignoranti, nel senso che ignoriamo, siamo. Purtroppo la nostra cultura cristiana è molto labile. Quindi siamo arrivati al quinto paraclito. Qual è il quinto paraclito? Il quinto paraclito è il maestro interiore. Quello che nascerà nel nostro cuore. Dopo la Pentecoste nascerà un quinto paraclito nel nostro cuore, che è, che cos'è? Il maestro interiore che ci fa guida, il Cristo interno. Nel nostro cuore potrà prendere casa il Cristo interno, cuore purificato nell'amore. Dove è scritto? Nel Vangelo. Vangelo Matteo, capitolo 23, versetto 10, il Cristo dice: né fatevi chiamare guide, perché uno è la vostra guida, il Cristo. Quindi lui parla di se stesso. Dice a noi che la vostra guida è il Cristo. Allora leggo il Vangelo. Non dice esattamente così, perché poi va avanti, prendo Luca che lo spiega con altre parole, non c'è discepolo sopra il maestro, ma ognuno sarà preparato come il suo maestro. Saranno tutti istruiti da Dio. Messo insieme tre Vangeli, eh? Matteo 23,10, Luca 6,40, Giovanni 6,45. Quindi nel nostro cuore nascerà un maestro che non è altro che il Cristo interno, che ci istruirà direttamente sulle cose spirituali, istruiti direttamente da Dio. Questa conseguenza della Pentecoste vissuta profondamente. Il quinto paraclito, il maestro interiore. Più di avere il Cristo interno, non so cosa vogliamo avere come paraclito. Bene, allora i paracliti sono cinque, abbiamo detto. Però se il terzo paraclito, quello di verità, lo articoliamo in via verità vita, diventano sette. Sette paracliti. Ci può bastare? Sì. Però quando arriviamo al sette, che è il completamento dell'anima evolutivo, c'è sempre un più uno, un premio. Perché è completato e adesso c'è il premio. Hai fatto una corsa, sei arrivato e ti do la coppa, il premio. Quindi questo premio che cos'è? Che nel nostro cuore nascerà il Padre interno. Quindi, come dice nel Vangelo, è tramite il Cristo che si arriva al Padre. Ma prima dice che tramite la Madre si arriva al Cristo. Tramite il pericardio, che è la Madre, lo diremo, si arriva al Cristo interno. E tramite il Cristo interno si arriva al Padre interno. Bene. Oh, bene, questo qua, padre interno, possiamo vederlo come ottavo paraclito, e questo ci porterà a onde su onde, non è un processo lineare, è un processo, diciamo, che avviene a onde, ci prepara, ci fa un passo avanti, ci prepara un passo avanti, e noi cominceremo a sperimentare il nostro Cristo, il nostro padre interno, nella dimensione planetaria, zodiacale, Via Lattea, 12 regioni cosmiche, nell'immanifesto. Quindi non c'è limite, non c'è fine. Questo per parlare, dire qualcosa del paraclito. A noi interessa quello che scende, il quarto paraclito. Ma il quarto paraclito, abbiamo detto, scende sul primo la madre, che sugli apostoli che hanno compreso l'evento del Golgota, quindi Gesù, il secondo, e il terzo, quando lui dona lo Spirito Santo la domenica sera agli apostoli. Benissimo. Adesso che abbiamo inquadrato la cosa, parliamo della madre. Allora, nello sviluppo spirituale dell'uomo, la madre ha un ruolo fondamentale. Senza madre, primo paraclito, non possono esserci tutti gli altri. Primo anello della catena tiene la catena solida al muro. Se cade il primo anello, è la zavorra che ti tira avanti i piedi. Bene, quindi la madre rappresenta il processo di purificazione dell'anima. Questo nell'alchimia è chiamata opera nero, nella, diciamo, tradizione cattolica sarebbe la Madonna nera, oppure che si festeggia la Madonna Candelora. Ricordo sempre che solo in Italia ci sono 200 chiese dedicate alla Madonna nera. Noi non ci interessano queste cose, va bene. E questa madre, come Madonna Candelora, è 40 giorni dopo il Natale, quindi rappresenta una specie di ascensione del Natale.
Ma la candelora, sempre il 2 di febbraio, è circa 50 giorni dopo il Natale, quindi rappresenta la sua Pentecoste. Sono tutte intrecciate, la candelora si intreccia con tante cose. Questa madre è una nazione molto particolare ed è anche 50 giorni, se guardiamo, dopo Santa Lucia. Quindi rappresenta un evento pentecostale. Questa Maria è la Maria dell'Annunciazione. Allora noi ci prendiamo il passo dell'Annunciazione e leggiamo. Si presenta l'Arcangelo Gabriele e dice: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non dico bene, perché non è così. Perché questo è latino. Ave, Ave Cesare. Questo è latino. In greco non c'è per nulla che assomigliare. La parola con cui l'Arcangelo Gabriele, Gabriele vuol dire la fortezza di Dio, la forza di Dio, si annuncia alla madre, è tripudia. Tripudia vuol dire tre volte gioisci nella tua eternità. Tripudiare è gioia, gioia che si effonde, che si espande, quindi tre volte. Perché tre volte? Perché la madre rappresenta l'anima, ma l'anima è triarticolata. L'anima senziente, semplifichiamo la pancia, l'anima razionale, semplifichiamo, diciamo, la razionalità, e l'anima cosciente, che è quella che è ispirata alle leggi del vero, buono e giusto, che guarda lo spirito. L'anima senziente vuole sempre di più. L'anima razionale si organizza per volere sempre di più. L'anima cosciente comprende che bisogna guardare lo spirito. Faccio qui perché è collegata al cervelletto. Bene, allora in questo tripudio non è poi pieno di grazia, magari no. Perché se sono pieno di grazia e la do a tutti, poi sono vuoto di grazia. È lì piena di grazia. Quindi continuamente la grazia si riversa in lei. Beh, la grazia perché? Perché è graziosa? No, grazia è la parola greca che deriva da charis e vuol dire amore operante. Tripudia Maria, anima umana, che sei continuamente riempita di amore operante. Questo è l'annuncio. Che è un po' diverso. E ogni volta che c'è la possibilità, io lo ripeto. L'avrete già sentito da me, chiedo scusa, ma io lo ripeto. Perché è una vergogna. 2000 anni presi per i fondelli, è una vergogna. Che non ci vuole molto, basta leggere. Va bene, quindi la madre, Maria, per la sua obbedienza, dice non conosco uomo, invece si è fatta la tua volontà, per questa sua obbedienza al piano divino, inizia il processo di purificazione dell'anima, quindi l'uscita dalla caduta. Quindi con la Maria abbiamo l'uscita dalla caduta dell'anima umana. Con il Cristo avremo, con il riscatto di Adamo al Golgotha, avremo la liberazione di Adamo caduto. Quindi si può risalire. Con la Madre e col Cristo possiamo risalire. Bene. Poi Maria vuol dire anche illuminatrice, stella del mare, e sono tutte indicazioni. Illuminatrice sarebbe la Sofia, stella del mare sarebbero le stelle del mare, che il mare rappresenta l'anima, l'anima in cui le volte siamo un po', come dire, sballottati qua e là, mare che alle volte è tempestoso, la stella di riferimento, stella Maris, cosiddetta, no? Quindi tutto questo elemento della madre. Fine madre. Adesso parliamo della Pentecoste e arriviamo più vicino alla Pentecoste di oggi. Quindi, nella Pentecoste, lo Spirito Paraclito, ossia Lucifero Redento, è sceso sulla Madre e da lei sugli Apostoli. Questo è quello che è successo. Poi, l'entità di Lucifero, nella sua veste di ostacolatore, si opponeva alla Madre. Porterò inimicizia tra te e la donna. Adesso si è, diciamo, pentito e quindi diventa un aiutatore della madre e quindi porterà nuova luce, ma non più una luce artificiale, porterà la luce delle nuove mete dell'umanità. Questo è un altro discorso. Adesso ci interessa la Pentecoste. Bene, andiamo alla Pentecoste. Scendono le lingue di fuoco sul capo degli apostoli. Bene. Io credo che se noi pensiamo a una fiammella, non possiamo separare il fuoco dalla luce. Un fuoco buio non esiste. Quindi sarebbero fiammelle,
di calore e di luce. Però non sono fiammelle che scottavano, mi raccomando, rappresentano due forze di vita, il cosiddetto etere del calore e l'etere della luce, che sono le due forze di vita con le quali noi siamo usciti dal paradiso terrestre quando ci hanno accompagnati verso l'uscita. Dentro sono rimaste le altre due forze di vita, la forza di vita ordinatrice e la forza di vita come vita eterna. Per cui noi viviamo spesso in condizioni di disordine, l'umanità spesso si arrabatta in disordine e si muore. Tornare a casa vuol dire riconquistare il diritto dell'etere ordinatore, e dell'etere di vita eterna. Questo è quello che succede. Quindi queste lingue di fuoco cosa vuol dire? Che le due forze eteriche con cui siamo usciti vengono rinnovate, per adesso dico rinnovate, rinnovate nella loro completezza, perché io come calore diciamo sottile, io dovrei, se avessi calore sottile, dovrei comprendere tutti i pensieri del mondo, la capacità di comprendere tutto, e come luce dovrei avere il discernimento di tutto ciò che ho compreso. Come dice San Paolo, la cosa più importante è avere discernimento degli spiriti. Prima comprendo e poi discerno, perché non tutto è buono, no? Lo sappiamo. Benissimo. Allora, questi scendono sul capo. Sul capo, cosa succede sul capo? Che nel capo, in senso spirituale, ci sono tre punti, diciamo, spirituali interessanti. Sarebbero un triangolo così messo di fianco. L'epifisi, l'ipofisi e il settimo chakra. Questi formano un triangolo. Epifisi e ipofisi, diciamo, diventano il sesto chakra, che è questa porta qui, si chiama la porta dell'io. Aprendo la porta dell'io, io attivo questi due centri spirituali, epifisi e ipofisi, che insieme parlano col terzo centro, con il settimo chakra, detto anche porta di Damasco. Quindi incontro il Cristo eterico. L'esperienza di San Paolo a Damasco, non si tratta di andare a Damasco, ma basta aprire questa porta qua, in senso cristico. Bene, questi tre si chiamano triade del capo, hanno questo nome, triade del capo. E questa triade del capo adesso viene nutrita con nuove forze dallo spirito paraclito. Cosa succede con queste nuove forze? Che dall'altra parte, dalla volontà in noi, sale il sangue. Allora, forse non tutti sanno che il nostro sangue, intorno alle 6 del mattino, una parte del nostro sangue si eterizza. Si eterizza vuol dire che entra una parte nell'eterico, si crea come una nuvola eterica. Dove? Nel nostro cuore. Contemporaneamente, sempre attorno alle 6 di mattina, il sangue che Gesù ha versato nella terra 2000 anni fa, ogni mattina si eterizza. Si crea quest'altra nuvola eterica. Se nel mio sangue vivono valori morali, le due correnti del sangue si uniscono. Si uniscono, salgono al capo e completano l'attivazione della triade del capo. Se nel mio sangue non vivono valori morali, le due correnti restano parallele e non succede niente. Quindi, quando io salgo con questa corrente, nutro la triade del capo, la triade del capo nutrita potrà scendere nella mia anima e con la forza della madre potrà fare determinate cose. Una nel cuore, che vedremo, l'altra che solo accenno, far nascere in noi i fanciulli. Si formeranno i tre chakra sternali e dal seno della madre, non dall'utero, dal seno, perché qui dentro c'è la madre, dal seno si genereranno questi tre fanciulli, e di cui è un altro argomento. Bene, allora siamo arrivati al sangue che si eterizza, che si unisce alla triade del capo. Quindi abbiamo questa novità. Se noi con la forza della triade del capo potenziata dallo spirito paraclito, possiamo far scendere forze ulteriori dove? Nel nostro cuore. Il nostro cuore che è avvolto dal pericardio. E il pericardio è la madre. Quindi se noi abbiamo purificato a sufficienza la nostra anima, la nostra volontà,
come dice ha detto la madre, sia fatta la tua volontà, come ha detto il Cristo. Non sono qui per fare la mia volontà, ma quella del Padre che mi ha mandato. Noi invece la nostra volontà ci piace e spesso deve dominare sulla volontà altrui. E quindi Pentecoste, prossima incarnazione. Bene, quindi abbiamo questa situazione qua. Questa situazione qua permette che cosa? Di generare qualcosa di nuovo nel nostro cuore. Nel nostro cuore verrà qualcosa di nuovo, che lo vedremo pian pianino. Questo qualcosa di nuovo è espresso nella frase pronunciarono in altre lingue, come lo Spirito donava loro di esprimersi. Questo che nasce quindi permette di pronunciare in altre lingue, come lo Spirito donava loro di esprimersi. Quindi è un dono. Non sono poliglotti, non è che hanno avuto il traduttore simultaneo, ma dentro lo Spirito parlava loro in altre lingue come era necessario esprimersi per le altre persone che avevano davanti, secondo l'apertura delle altre anime. Ma cos'è allora questa lingua, questa altra lingua o le altre lingue che permette a tutti di essere compresa? C'è solo una lingua che è universale, che è il linguaggio dell'amore. Perché se uno parla con amore, per amore, anche se parla un'altra lingua, l'altro comprende. Perché ci sono le parole, che è una forma di comunicazione, e poi c'è un'altra forma di comunicazione che passa dal cuore all'altro cuore. Per cui puoi dire anche le parole più gentili, ma il cuore è freddo. Oppure puoi balbettare cose, magari hai un vocabolario scarso, non sei molto acculturato, però il messaggio del cuore passa. Ed è quello che rimane. È quello che rimane. La chiacchiera. C'è chi è bravo a parlare. Quindi loro imparano, hanno la facoltà, il dono della lingua dell'amore, in modo che tutte le altre anime possano comprendere questo linguaggio. Perfetto, si comprende. Allora abbiamo detto che abbiamo nel cuore. Cosa succede? Nel cuore prende casa il vero io profondo. Non quello che diciamo io sono, tu sei, quello non c'entra niente. Quello è un io molto superficiale, molto mentale, molto banale. L'io profondo è io sono. E cosa sono? Figlio di Dio. Quindi nel mio sono che prende sede nel centro del cuore, noi abbiamo che lì prende casa anche il Cristo interno e il Padre interno. Direi che il cuore cambia. C'è il pericardio. Il pericardio corrisponde alla madre, quindi la forza della madre può agire pienamente come questo mantello ausiliatrice di aiuto per quello che sta accadendo nel nostro cuore. Perché noi non è che siamo coscienti tanto di questo. Cerchiamo di comportarci bene. Benissimo. E poi cosa succede? Che si attiva anche un cuore spirituale. Cuore spirituale legato, detto un po', alle ansie superiori. Questo cuore spirituale che sarà il cuore con cui noi diventeremo operativi. Sarà quel cuore che ci permetterà di diventare creatori. Da creatura a creatore. Questo è legato al mistero della Pentecoste, che è il mistero del cuore, è il mistero della madre, è il mistero dello spirito paraclito, il Cristo interno, il Padre interno e il cuore spirituale. Tutto questo si muove oggi, perché oggi è Pentecoste, non ieri che era domenica, perché 49 più 1 fa 50, la domenica sono 49 e quindi la Pentecoste è lunedì, contare fino a 50, ci arriviamo. Quindi noi si apre la possibilità di diventare creatori. Creatori cosa vuol dire? Creatori di riconoscere le leggi però, sennò fai pasticci. Quindi il Padre interno incomincia a dirti che cosa? Qual è il disegno evolutivo? Quali sono i piani evolutivi? Lucifero non si mette più in mezzo a modificare le immagini che scendevano e che la madre ci portava. Adesso scendono pure. L'ho detto, Lucifero redento diventa portatore delle nuove immagini evolutive. E noi possiamo iniziare ad accoglierle e cominciamo a parlarle. Parlarle vuol dire manifestarle. Bene. Quindi abbiamo questo io
dell'uomo profondo, l'io sono, nel centro del nostro cuore, che finalmente prende casa. Poi abbiamo, ho detto, il Cristo Gesù e il Padre che agiscono in noi come spirito e la Madre come pericarpo. Quindi non c'è più questo mondo dello spirito fuori di noi e noi siamo qui che guardiamo. Il mondo dello spirito è fuori di noi e contemporaneamente è dentro di noi, nel nostro cuore. Uno si rovescia nell'altro. Sesto gradino di iniziazione rosicruciana, corrispondenza tra il microcosmo e il macrocosmo. Sesto gradino, per cui non si capisce, perché è velato e uno può parlarne se un po' ci ha capito, insomma, no? Quindi questa azione ha ancora degli aiutatori, sempre la madre, la prima ausiliatrice è quella che in realtà arriva fino alla fine. Non possiamo fare nulla senza la madre. Ogni passaggio c'è un intervento della madre, ogni passaggio. Quindi in questa azione noi abbiamo che per, diciamo così, purificare la forza di volontà che sale dal nostro metabolismo al plesso solare, ricordo che il plesso solare è legato al pianeta Venere e alla costellazione della Vergine, quindi abbiamo la madre. Quindi noi abbiamo questa prima azione della madre in noi, che è la madre che ci nutre, questo ci nutrirà, sarà l'alimento che sale in noi. Bene, con la volontà morale che si unisce al nostro sangue eterizzato. Benissimo. La seconda azione sarà quella della madre che dona. Cosa dona? Dona la forza del pensiero purificato della triade del capo che scende al nostro cuore. Ve l'ho detto che quando passa di qua incontra le forze della madre interna che farà nascere i tre fanciulli. Quindi, madre, la madre che nutre, la madre che dona. La terza madre è la madre che, il termine esatto sarebbe sopperisce alle necessità altrui. Chi ha bisogno? Io. Quindi lei permette, favorisce, unisce le due correnti dentro di me in modo che nel nostro cuore possa nascere questa trinità in noi. E noi possiamo essere uniti e saper cosa fare. Bene, arriviamo a noi. Ogni anno, durante il periodo della Pentecoste, adesso, vi è una particolare risonanza tra il centro del cuore dell'uomo, dove vi è questa trinità, quindi l'io profondo, il pericardio della madre, il padre, il Cristo in noi, e il cuore spirituale, tutto questo mistero del cuore, con le forze pentecostali di 2000 anni fa. Con un'opportuna meditazione, con devota apertura e raccoglimento, se uno non sa meditare, però la devozione è una cosa che si comprende, il raccoglimento si comprende, possiamo rinforzare questo collegamento. Allora, se noi in intima comunione volgiamo, rivolgiamo i nostri cuori verso la saggezza superiore, formiamo l'ambiente nel quale essa può prendere corpo, prima nel nostro capo e poi scenderà. Poi, tutto questo, abbiamo detto, scenderà nel nostro cuore e noi, a noi unire in un'intima unione queste anime, le nostre anime, che si uniscono in una specie di ricettacolo. E qui c'è l'altro aspetto che non abbiamo toccato. Gli apostoli erano uniti intorno alla madre, quindi si è formato un gruppo. Un gruppo di persone che lavora spiritualmente unite per gli stessi valori morali, lì l'evento pentecostale si può preparare, poi dipende da quanto lavoro hanno fatto. Quindi c'è questo elemento del gruppo. Oggigiorno personalmente non credo che si tratti di vivere nella stessa casa in 100 o 1000 persone, ma si tratta di vivere spiritualmente in una comunione spirituale e animica, anche se ci sono 1000 chilometri di distanza. La distanza non è un limite. Va bene. Quindi gli uomini uniti intorno alla madre, in questa risonanza di cuori, hanno permesso che questo avvenisse. Bene. Quindi lo spirito paracleto è sceso, si è sancito in loro, suddiviso, per cui la fine è Spirito Santo sancito, fino a incorporarsi nel loro cuore, portatori. Bene.
questo evento ha dato la forza per questi uomini di cosa? Di sciogliere quello che c'era da sciogliere, come è scritto negli Atti degli Apostoli, che poi rileggeremo, e fortificare le anime, perché poi parlavano la legge dell'amore. La legge dell'amore è universale, c'è poco da dire. Quindi sta in noi adesso che questa festa della Pentecoste torni a essere vivente nel nostro cuore. Man mano che noi comprenderemo questo, la festa della Pentecoste diventerà sempre più solenne e sempre più una festa centrale del calendario liturgico, oppure del calendario liturgico di ogni io cosciente, al di là della manifestazione esteriore. Bene, quindi questo ci porterà a una nuova unione di saggezza con la madre, con la purificazione, con la volontà morale, con le forze che scendono, con la triade, con la trinità esteriore, che diventerà sempre più trinità interiore, e noi avremo il maestro interiore. Saremo tutti istruiti direttamente da Dio, come ci è stato promesso. Bene, adesso leggo il passo degli Atti degli Apostoli con la traduzione di prima, con un piccolo commento. Quella della CEI non la leggo più perché ci fa confusione. Quindi, capitolo 2, versetto 1. E nel giungere a pienezza del giorno della Pentecoste, erano riuniti, arriva questa pienezza, questo calice si riempie, erano tutti insieme, ecco l'unità di anima di cui dicevo, ma erano tutti insieme nella forza della madre. Senza madre non si fa niente. Nello stesso, non c'è scritto stesso luogo, c'è scritto nello stesso. Quindi nella stessa dimensione animica di devozione del cuore. Quindi erano tutti uniti nel pieno della Pentecoste, nella pienezza di questa risonanza, tutti insieme, l'unità animica intorno alla madre, in questa dimensione animica di devozione del cuore. Primo versetto. Secondo versetto. E divenne all'improvviso dal cielo, vuol dire il mondo dello spirito celeste, Padre nostro che sei nei cieli, quindi divenne all'improvviso dal cielo, quando meno te lo aspetti, viene dallo Spirito un suono, non è più adesso un fragore, un rombo o qualcosa, ma un suono. Che cos'è un suono? Il suono è la parola creatrice, il verbo, il logos, in principio era il verbo, la parola, no? Quindi c'è un rinnovamento della parola creatrice dentro di loro. Quindi la parola creatrice di Dio si manifesta all'improvviso dal mondo dello Spirito verso di loro, come un soffio portatore di vigore. Il soffio è il soffio della creazione, l'alito di Dio, no? Quindi si rinnova un elemento creativo negli apostoli, quindi una nuova forza spirituale. E portò a pienezza tutta la casa. Quindi tutta la dimensione del cuore devoto diventa pieno, pieno. Dove erano a lavorare interiormente, come vi avevo già letto, quindi erano a meditare sulla triade del capo unita alla corrente di eterizzazione del sangue, perché Gesù era già 50 giorni che era morto, quindi la corrente di eterizzazione era già attiva nel Gesù e in loro. Quindi completano, vanno a pienezza in questo lavoro qua. Bene. Terzo versetto. E si mostrarono loro, quindi ora loro che sono pronti, in loro sorge una nuova chiaroveggenza. La capacità di vedere nei mondi superiori in piena coscienza. Si mostrarono loro che sono pronti senza andare fischi per fiaschi, dividendosi in lingue come fuoco. Quindi il fuoco è solo un'immagine, come fuoco, non c'era la fiammella. Capisci come quando ci dicono che l'inferno c'è le braci, i carboni e tutto quanto, fiamme, eccetera, eccetera. Sono immagini. Nel cosiddetto inferno c'è tutto tranne che fuoco. Leggete l'inferno di Dante, se ve lo dite, lo leggete, trovate una fiammella, non c'è. C'è tanta acqua, tanto fango e tanto gelo, ma proprio il contrario del fuoco. Quindi Dante, che era un iniziato templare, ha ben scritto come sono le cose. Quindi dividendosi lingue come fuoco, sancito,
come fosse fuoco. Fuoco, va detto, questa capacità di cogliere pensieri nuovi. Il Padre ti sta portando pensieri di creazione, quindi devi saperli cogliere. Bene, e come luce, perché abbiamo detto che c'è legata la luce, quindi il discernimento. E si posarono su ciascuno di loro. Ecco che adesso l'unità si articola, si sancisce in ognuno di loro. Ultimo versetto. E tutti furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a pronunciare. Allora, non dire, pronunciare. Pronunciare, che cos'è pronunciare? Io posso parlare italiano, poi arriva un altro che magari è sardo, parla italiano e c'è l'accento sardo. Io ho l'accento veneto, lo so, pazienza. L'altro c'è l'accento piemontese, avete capito. Quindi la pronuncia non è il parlare. La pronuncia è un tono, una qualità che io metto nel parlare. E loro pronunciano, quindi mettono un'inflessione nuova nella qualità del parlare. E questa inflessione nuova è la qualità dell'amore. È scritto. Adesso è chiaro. In altre lingue, al plurale, quindi, perché sono infiniti gli aspetti dell'amore. Quindi plurale, altre lingue. Come lo Spirito, non c'è scritto santo, vedete, donava loro di esprimersi. Sarà lo Spirito, sancito poi, che come unità, quindi uno per tutti, tutti per uno, mettiamola così, che si articola in loro, si sancisce, secondo la necessità specifica del momento della situazione. Ecco che adesso l'atto degli Apostoli, questi quattro versetti, diventano chiari. La Pentecoste diventa chiara. E diventa un elemento, un percorso percorribile per ogni anima umana attraverso l'azione degli spiriti paracliti, incominciando dalla mano. Bene, mia speranza di aver contribuito almeno un pochettino ad alzare, diciamo così, il lembo che copre il mistero della Pentecoste, del cuore umano, e vi auguro a tutti una buona Pentecoste di salvezza e evoluzione. Ho finito. Troverete sulla sezione bonus di arcadellavita.it un documento di riferimento scaricabile legato a questa serata. Bene. Grazie ancora a tutti. Grazie a voi, buona per te vostra.